un altro cantante, un formidabile cantante, bravissimo, giovanissimo oltretutto, qui con noi a presentare il soprano Cristiano Corradini. C'è un grande applauso, ricordiamo il suo codice, attenzione da questo Cristiano Corradini, il suo codice è 007. Allora, cosa ne pensi di questo pubblico? È un grande pubblico, mi pare, affiatato, anche mi piace. Una grande carica, vero? Sì, sì. Riuscirai tu con la tua voce e la tua canzone a svegliare il tutto, a dare il massimo per quello che riguarda questa performance incredibile? Speriamo di sì. Tu hai scelto un grande pezzo, un pezzo dei Green Day. Vuoi dire il titolo, veloce? Wake Me Up When September Ends. Lasciamo il palco a lui, al nostro Cristiano Corradini, codice 007. Allora, volevo dire due parole veloci su questa canzone perché parla della perdita di, di una persona cara. È una cosa molto difficile da dimenticare, forse impossibile, ma grazie alla musica si può superare anche questo. Yeah.
personaggio, complimenti veramente, hai affascinato tutti, perché io ero dietro l'angelino, capivo anche dietro la croce a non finire. Grazie veramente a questo fantastico cantante Cristiano Corradini, tu sei di Tuendo, a Rallo, Rallo, che tu sei Rallo, facendo lì vicino a loro. Ci siete voi di Rallo, un bel applauso, forza! E la... ecco l'omaggio che vi viene consegnato, grazie veramente di cuore. Ricordiamo il suo codice 007 per quello che riguarda lì, adesso volevi aggiungere qualcosa, niente, tutto bene, sei contento? Sei contento? Meno male, grazie, ciao il nostro Cristiano Corradini, veramente ha trascinato un po' tutti noi a questo grande spettacolo. Vince un timbro molto bello, una voce molto bella, nuova, Cristiano Corradini. Cristiano Corradini! Wow! Eccolo qua! Che bella impressione! La vivacità dello spettacolo è questa! I giovani si propongono alla grande. Cristiano, te l'aspettavi? No. Che dirà mamma quando arriva a casa e dice questo successo enorme? Non lo so. Forse mi dirà di iniziare a studiare. Bene, allora andiamo alla consegna dei premi, assessore Panizza, assessore della cultura della provincia autonoma di Trento. Cosa viene omaggiato?